emozioni, ricordi, la bellezza di luoghi incontaminati, il fascino della storia, i sapori di terra e di mare, la magia delle corde della musica nella notte in teatri a cielo aperto, sono alcuni dei tratti della 16ª edizione di Traville Giardini, rassegna estiva di musica, danza e teatro, promossa da Ente Rovigo Festival in sinergia con le istituzioni del territorio provinciale, in testa l'amministrazione di Palazzo Celio, la Fondazione Cariparo e 14 dei 50 comuni polesani. Direttore artistico di un evento che ha saputo sbaragliare ogni crisi, Claudio Ronda, così alla conferenza stampa di presentazione. Le novità di quest'anno sono tante ed è anche per quello che spero sarete incuriositi di seguirci per tutta l'estate. Innanzitutto ci sono dei nuovi comuni, quindi con dei nuovi luoghi, dei nuovi giardini, delle nuove ville che si aprono per la prima volta. Gli spettacoli, che sono soprattutto di giovani artisti emergenti, ma in realtà che sono già affermati, ma magari non conosciuti da tutto il pubblico. E sono soprattutto giovani, e questo ci piace sottolinearlo, perché crediamo che Traville Giardini possa sicuramente soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico sempre più ampio. Una rassegna per non dimenticare. Due in cartellone le serate dedicate per un ringraziamento pubblico e con l'affetto del pubblico ad altrettanti artisti che hanno saputo elevare i colori del Polesine oltre i confini nazionali, Gabris Ferrari e Marco Tamburini, scomparsi di recente. Nel parco di Villa Le Procurative, adagiata in un'ansa del Canal Bianco a Ceregnano, unica tappa italiana del tour di Avishai Cohen, uno dei nomi più importanti del jazz contemporaneo. Ospitiamo un grande artista, ma è anche una serata particolare perché ricordiamo un artista che è recentemente scomparso, che ha dato molto alla nostra città e al conservatorio soprattutto, Marco Tamburini. Questo concerto, che è un concerto di jazz, il più importante che ospitiamo all'interno della rassegna, e vedrà la partecipazione di Avishai Cohen. Avishai Cohen non è soltanto uno dei più grandi contrabbassisti al mondo, ma è anche un compositore, ha una voce straordinaria, accompagnato da due musicisti eccezionali, un pianista incredibile, ci farà sognare, ci trasporterà in un mondo magico, in un concerto che è quasi cameristico, quasi a evocare musiche classiche, ma che in realtà non lo sono, che spaziano in altri mondi. E penso che sia uno dei concerti più belli che potremo, fra i più belli che potremo assistere in questa estate. Accompagnato dal suo nuovo trio, in un connubio fondamentale per la ricerca di assoluto, ricca di spunti e di idee nuove e al tempo stesso essenziale nelle migliaia di sfumature armoniche, Avishai Cohen, star internazionale, ha presentato ad un pubblico rapito composizioni originali e nuovi e strepitosi arrangiamenti. Giornata indimenticabile, quella dedicata da Traville Giardini a Gabris Ferrari, l'artista rodigino scomparso alcuni mesi fa. Nel cuore della città il ricordo si fa festa, aprendo tre finestre sul mondo onirico e giocoso del grande uomo. Grande maestro, un grande artista a 360 gradi che a questa città ha dedicato molto. Noi abbiamo pensato di dedicargli questa giornata soprattutto mettendo in evidenza il lavoro di Gabris col teatro. Una sua grandissima passione, il suo lavoro, ma soprattutto una grande scuola di vita, perché Gabris era non soltanto un regista, uno scenografo, un pittore, ma era sicuramente un artista, e con questa giornata abbiamo pensato di dedicargli una festa che si articola in tre momenti: un momento nella pescheria, un luogo importante che lui ha voluto fortemente per questa città, perché voleva una galleria, un luogo espositivo che potesse essere all'altezza delle altre città italiane, che potesse esporre degli artisti interessanti. Quindi quando è stato assessore ha voluto questo luogo fortemente, un luogo che potesse avere un'identità forte e interessante. Questo luogo noi abbiamo raccolto alcuni dei suoi lavori,
che non sono solo lavori legati al teatro, ma abbiamo soprattutto voluto mettere in evidenza Gabris come grafico, perché anche per il teatro lui è stato un importante disegnatore di manifesti, di libretti di sala, di immagini che hanno arricchito questo percorso. Assieme ai manifesti abbiamo raccolto uno spezzone filmico di tutte le sue opere, di alcune delle sue opere liriche, le più importanti, e alcune opere teatrali, alcuni costumi, alcuni elementi scenici. Questa stanza l'abbiamo chiamata Il mondo alla roversa, perché era un po' questa l'idea che aveva del teatro, ma aveva anche questa idea che aveva della vita proprio. Poi la festa finale è qua, i Giardini Due Torri, perché sono i luoghi emblematici, sono molti altri anche luoghi importanti nella città che Gabris ha voluto, che ha sostenuto e che ha creato, però nei Giardini Due Torri ha messo in scena molti dei suoi spettacoli, ha ideato un festival importante che era appunto Teatro al Castello, e qua abbiamo voluto questa sera raccogliere molti degli artisti che hanno fatto un pezzo di strada con lui. Molti sono arrivati per affetto, per stima, per simpatia. Molti purtroppo non sono qua fisicamente, ma sono qua col pensiero, perché impegnati in altre situazioni. E qui questa sera dedicheremo una grande festa che abbiamo voluto appunto chiamare Il mondo della luna, per dare così vita a questa magia che lui riusciva sempre a creare. Doppio appuntamento nella Sacca di Scardovari, ambientazione unica al mondo che ha visto insieme sapori e musica. Questa sera siamo per Traville Giardini nella Sacca di Scardovari, nel cuore del Delta, dove vengono allevate le famose cozze e i mitili DOP, ed è anche l'appuntamento di Sapere i Sapori, un percorso voluto all'interno di Traville Giardini per sottolineare quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio dal punto di vista alimentare e agroalimentare. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare Edoardo Raspelli, che è uno dei massimi enogastronomi d'Italia, che ci guiderà nel mondo del gusto. Subito dopo invece Traville Giardini proseguirà con la riscoperta dei giovani talenti della musica italiana. Questa sera Diodato ci presenterà il suo nuovo progetto musicale che si chiama Ritrovar Bellezza, ed è particolarmente interessante perché un giovane come Diodato va a riscoprire quelli che sono gli autori della musica italiana che hanno reso poi la musica italiana famosa in tutto il mondo. Preludio al concerto della giovane stella del panorama musicale italiano, la conversazione con Edoardo Raspelli, giornalista e scrittore, condotta da Cristina Regazzo, curatrice di Saperi e Sapori, il format in tre tappe che ha accompagnato l'itinerario di Traville Giardini. Sul palco, l'avvincente racconto del più celebre critico gastronomico italiano di singolari esperienze alla scoperta di cibi e ristoranti. Come si parla di cibo? Ma io parlo in un modo un po', credo, originale. Io ho fatto cronaca nera per 10 anni, cronaca quindi, in particolare quella nera per 10 anni, quindi sono uno che vuole documentare una realtà, quindi quanto meno possibile personali giudizi, ma racconto di quello che succede in un ristorante, se i servizi sono sporchi, se i camerieri sono scafati, non solo il mio tavolo per modo di dire, ma agli altri tavoli, se io soltanto in un ristorante ho il secchiere del ghiaccio per il vino bianco e gli altri tavoli è assente e c'è qualcosa che non va. E bisogna raccontare questo, poi chiaramente si mangia, si cerca la felicità e si racconta quante felicità si trova in un menù. Esibizione al buio per Diodato, che ha ingaggiato e vinto un'ardua battaglia con le impietose zanzare del luogo, rendendo tuttavia l'esperienza vissuta al solo chiaror di luna e stelle ancor più suggestiva, grazie alla voce limpida, duttile e avvolgente con la quale ha saputo dare cuore a intramontabili classici della musica italiana.